tale che la facciata, così come la vedete illuminata, ha un assorbimento minore di 200 watt, 190 o poco meno. Quindi la peculiarità sta nell'alta efficienza delle sorgenti luminose, appunto, dei LED, nell'impatto minimale dei corpi illuminanti, che in illuminazione architetturale è una delle fattori preponderanti, e nel rispetto, diciamo, dell'architettura della facciata del teatro Iovinelli, abbiamo cercato di mettere in evidenza il più possibile, rispettando quelli che erano i connotati principali. Beppe Caruggi, Maria San Luca, in Cristo Forosi. Ragazzi, andiamo a trovare il mio gruppo preferito. Pacca Genova dal vivo nella serata mi illumina di meno. In piazza della Fossa Vecchia, se volete una bella seratina a Genova, ragazzi. Venite qua. Eccola qua, c'è. Bar della Fossa Vecchia. Facciamo una piccola ripresa. No, non si può fare. Facciamo una roba. Se vuoi la pigliare. I'm gonna go to the hospital.
che vi illustreranno i vantaggi di quello che è l'utilizzo di fonti alternative dell'energia, quali pannelli fotovoltaici, pannelli solari e anche i pannelli solari.